professore Anna Mossuto, che secondo il programma doveva essere lei qua oggi, ma è stata trattenuta fuori Perugia, quindi ha anche il compito di coordinare la serata. L'iniziativa, è un piacere essere qua perché l'iniziativa è bellissima, promossa da APUCA in collaborazione con l'Università di Perugia e con la Banca di Mantignana, e quindi sono tanti relatori e interventi, quindi passerei subito la parola al Comune di Perugia, quindi all'assessore Giuseppe Lomurdo. Bene, io devo ringraziare assolutamente e intanto il Commendator Mercati, che ha avuto questa preziosa idea di restaurare, perché si tratta di un restauro più che di una reedizione, questa preziosa opera. L'Università degli Studi di Perugia, il professor Pieretti rappresenta il magnifico rettore, il professor Cavazzoni, la Banca di Mantignana e di Perugia, attenta sempre, come ho detto in altre occasioni, a quelle che sono le necessità culturali e non. Per APUCA il fatto che oggi ci confrontiamo sul cercare di capire il perché funzionano le piante medicinali. Leonardo, nessuna delle sue macchine ha funzionato, però gli schemi che faceva erano perfetti. Cioè perfettamente doveva funzionare e poi non aveva la tecnica. Beh, oggi APUCA è in questa frontiera e oggi abbiamo la tecnica che non avevamo 500 anni fa, però la teoria del sistema è quella di Leonardo e quella di Galileo e quella di Luca Pacioli. Un ringraziamento particolare desidero poi rivolgere al dottor Valentino Mercati, presidente APUCA, per aver consentito al nostro istituto di prendere parte a questo eccezionale evento culturale, a cui viene presentato il facsimile del manoscritto inedito di Luca Pacioli, De Divina Proporzione. È stato scelto soprattutto la coppia di Ginevra, perché c'è questa fondamentale miniatura, un'unione tra la Chiesa e la parte governativa, diciamo, cioè tra Luca Pacioli e Ludovico il Moro, che sono uniti da questo libro, perché qui la parte più importante assolutamente di questa vignetta, diciamo, è il libro che domina la forza di questa divina proporzione alla quale che tutti rispettano. Quello che volevo dire è un ringraziamento naturalmente ad APUCA, perché ci ha offerto l'opportunità, anch'io ho contribuito all'antologia della Divina Proporzione, e l'ho fatto con vero entusiasmo. E devo dire che con l'operazione svolta da parte di APUCA, come dire, abbiamo la riproposizione di una sensibilità, direi rinascimentale, vale a dire cioè di un imprenditore il quale ritiene che sia indispensabile fare anche cultura. Pacioli sostiene la tesi secondo la quale la matematica è alla base di tutto il sapere umano. Ma qual è la legge secondo la quale l'universo è strutturato? Qual è l'elemento che ne fa per cui l'universo è sottoposto al criterio dell'armonia? È esattamente la proporzione. La proporzione, che è certamente una figura geometrica, certamente un rapporto quantitativo, certamente riconducibile nei termini in cui noi abbiamo detto, però c'è un aggettivo che qualifica la proporzione di cui parla Pacioli e la chiama divina. Quindi Dio ha pensato, concepito l'universo secondo una divina proporzione. Desidero anch'io ringraziare il Commendator Mercati per la sensibilità che ha sempre dimostrato di fronte alle opere sia di Piero della Francesca che di Luca Pacioli. Ma colgo l'occasione anche per ringraziarlo, nel senso che ho avuto il piacere di essere ospitato nelle sue aziende e nel contempo in quel meraviglioso museo dove ha recuperato un innumerevole numero di piante da visitare veramente. Credo che il rapporto aureo possa fornire informazioni utili anche nell'economia delle imprese, proprio per le ragioni che questa grandezza può essere in grado di offrire in termini di conoscenza. Perché il documento, il sistema dei valori di bilancio, lì ho scritto, si redige A, secondo le norme di legge, B, secondo una corretta interpretazione delle norme stesse,
ma è una mia fissazione, non lo so, però credo che il bilancio, qualsiasi bilancio, si faccia anche con il cuore, perché i numeri non si governano solo con la matematica, ma i numeri si governano anche con i sentimenti. E credo che oggi sia molto attuale questo concetto. Abbiamo il microfilm della completa opera del Divina Proporzione e adesso che stiamo rifacendo il sito della Fondazione lo metteremo a disposizione sul sito. È un passo in più verso quella opera di valorizzazione della cultura che la Fondazione ha per sua mission, come viene detto. La superba operazione culturale svolta da Piero, volta a unificare il sapere sotto l'egida del disegno scientifico, è vanificata proprio da Luca Pacioli. Il che è anche il suo contributo più importante. Pacioli, infatti, proprio in quanto artefice dello scollamento tra lo studio della prospettiva finalizzata alla rappresentazione e la sua formalizzazione puramente matematica, apre le porte della modernità, quelle stesse che a breve, con la frammentazione del sapere enciclopedica che porterà avanti Leonardo da Vinci, avverrà. Pacioli è non solo il divulgatore, è vero, non solo il public relation man di quell'epoca, ma è la cerniera fra le superfici poliedriche, algide superfici poliedriche di Piero della Francesca e i vividi reticoli geometrici di Leonardo da Vinci.